I call center possono essere un'opportunità per ottenere assistenza o informazioni su un prodotto o servizio, ma purtroppo ci sono anche truffatori che cercano di sfruttare le persone. Ecco alcuni consigli su come non farsi truffare dai call center. Sii cauto con le chiamate inaspettate. Se ricevi una chiamata da un call center a cui non hai richiesto assistenza o informazioni, sii sospettoso. Potrebbe trattarsi di una truffa, quindi mantieni la calma e non fornire informazioni personali o finanziarie senza una valida ragione. Verifica l'identità del chiamante. Chiedi sempre il nome completo e il motivo della chiamata. Se l'operatore non può fornire queste informazioni in modo chiaro e convincente, potrebbe essere un segnale di allarme. Chiedi anche il nome dell'azienda per cui lavorano e prenditi il tempo per verificarne l'autenticità. Non condividere informazioni personali o finanziarie. Un call center legittimo non dovrebbe chiederti mai di condividere informazioni come il numero di carta di credito, il codice di sicurezza o il codice PIN. Sii sospettoso se ti vengono richieste queste informazioni sensibili. Ricerca l'azienda. Prima di fornire qualsiasi tipo di informazione, prenditi il tempo di cercare l'azienda online. Verifica il loro sito web ufficiale. Contatta il servizio clienti tramite il canale ufficiale e cerca recensioni o esperienze di altri clienti. Questo ti aiuterà a capire se l'azienda è legittima o se ci sono segnalazioni di truffe. Non lasciarti intimidire, i truffatori possono usare tattiche di pressione per farti agire rapidamente. Ti diranno che hai bisogno di agire immediatamente o che ci sono conseguenze negative se non fornisci le informazioni richieste. Non lasciarti intimidire e prendi il tempo necessario per valutare la situazione in modo razionale. Segnala le truffe. Se pensi di essere stato contattato da un call center truffaldino, segnala l'incidente alle autorità competenti, come la polizia locale o l'associazione dei consumatori. In questo modo, potrai contribuire a prevenire futuri tentativi di truffa. Ricorda, è sempre meglio essere cauti e protetti quando si tratta di condividere informazioni personali o finanziarie. Se hai dubbi sulla chiamata di un call center, è meglio essere prudenti e cercare di verificare l'autenticità dell'azienda prima di fornire qualsiasi tipo di dato sensibile.